Celebriamo oggi la solennità di tutti i santi, è un appuntamento annuale irrinunciabile. In questa solennità odierna mi riecheggia un interrogativo che talvolta emerge dal profondo di noi stessi, ma anche sono i giovani in modo particolare a porcerlo. Che senso ha la mia vita? Perché io vivo? Che ne sarà di me? Qual è il fine, il motivo per cui io sono qui, su questa terra, quanti anni vivrò e alla fine cosa accadrà? Beh, penso che la santità può costituire una risposta, il fine può consistere proprio in questo, farsi santi, cioè avvicinarsi a Dio, vivere questa vita in maniera evangelica, perfezionarla sempre con l'impegno costante di ogni giorno, con la testimonianza di una vita veramente evangelica, di una vita cristiana, realmente cristiana. E peraltro un tempo erano i santi a costituire il modello di vita per i nostri giovani, ora sono coloro che ricevono più follower, no? Sono gli influencer, come si dice, purtroppo ci sono influencer che diciamo che non è che propongano una vita dei risvolti morali diciamo condivisibili, ci sono proposte che sanno di osceno, sanno ecco di immorale qualche volta, non dico che è sempre così, però sicuramente non abbiamo in queste persone il modello che Cristo ci pone, che è il modello della santità, che in Maria trova effettivamente il compimento, il vertice. E allora è questo che la Chiesa ci chiede, di vivere bene il Vangelo, di vivere la beatitudine, di vivere la perfezione evangelica, prendendoci cura gli uni degli altri, attendendo a quelle che sono le esigenze stesse del Vangelo e nell'incontrare i poveri, vivere quella beatitudine della povertà nello spirito. Forse la povertà materiale ci può anche aiutare a vivere in pienezza la povertà dello spirito. Ecco, questo noi possiamo fare per essere anche operatori di pace, come si dice la stupenda pagina del Vangelo delle Beatitudini, essere costruttori di pace, operatori di pace, specialmente in questi tempi difficili in cui imperversano le guerre un po' dappertutto, in cui c'è sangue e c'è morte dappertutto. Allora il modello di fede che ci viene proposto è la santità. Vivere santi, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, con l'augurio di essere, come diceva Don Tonino Bello ai ragazzi cresimandi, feritoie di Gesù Cristo, affinché chi guarda voi possa vedere Lui e le cose buone, pulite e nobili. Auguri di santità, cioè di vita perfettamente evangelica, di coerenza evangelica a tutti.